rispondo con che la Procura di Potenza, con le sue indagini, dimostra la sua capacità, che potrà anche essere limitata, ma comunque certamente cerca di andare a fondo dei fatti. Ma il problema ambientale è un problema, credo che insomma, forse è il primo problema che oggi noi affrontiamo in quest'era così di produzioni di rifiuti pericolosi. È un'indagine che comunque non deve suscitare alcun allarme, perché non ha raggiunto alcun livello di pericolosità per cui si doveva magari chiudere proprio i depuratori. Abbiamo rilevato una serie di omissioni che adesso valuteremo il perché, ecco, si sono verificate, e naturalmente svolgeremo i controlli anche gli accertamenti anche per quanto riguarda l'efficienza dei depuratori. Al momento solo per alcuni vi sono segnali appunto di inefficienza. Abbiamo condotto tutte le indagini dall'inizio alla fine, segnalando la situazione di difficoltà e di violazioni alla Procura, e poi agendo per delega della Procura stessa su loro indicazioni. Sì, sono 37 comuni che sono variamente dislocati in provincia dal nord al sud.